Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria. Oggi è mercoledì 11 novembre e la Chiesa celebra, questa settimana è una festa, una settimana di santi, la festa liturgica di uno dei santi più amati nei secoli passati. È vissuto molti secoli fa, nel IV secolo, ma è sempre molto amato dal popolo di Dio. Stiamo parlando di San Martino di Tours. Ecco. Il titolo di questa catechesi che vorrei fosse breve perché ho da darvi una comunicazione importantissima e gravissima che riguarda il sottoscritto che ho appena saputo a pochi minuti fa. Dunque, dicevo, il titolo di questa catechesi è San Martino, lo spacca idoli e lo scaccia diavoli. Ecco, questo è il titolo della catechesi di questa rubrica Santi e Caffè. San Martino, lo spacca idoli, e già dal titolo capite quanto è attuale, visto che nuovamente gli idoli sono tornati con Pachamama. E quello che ho da dirvi a riguardo del sottoscritto è qualcosa di molto grave, riguarda proprio le mie esternazioni sulla Pachamama, spacca idoli e scaccia diavoli. Dunque, San Martino di Tours è molto importante nella storia del cattolicesimo perché è il primo santo non martire, va bene? Cioè, fino a prima di San Martino di Tours venivano portati all'onore degli altari e fatti santi soltanto i martiri. Cioè, santo era colui che versava il sangue per Gesù Cristo in odio un fide, in odio alla fede. San Martino è il primo santo che viene fatto tale, che viene canonizzato dalla Chiesa, pur non essendo martire. Quindi è capostipite dei pastori santi, come ora vedremo, non di quelli che di fronte ai pericoli fuggono, ma di quelli che invece addirittura, invece, come ora vedremo, si sbracciano e si danno un grande fare. Quindi la qualifica di San Martino, che definiamo spacca idoli e scaccia diavoli, è quella di essere pastore. Attenzione, è la prima volta che la Chiesa dice quest'uomo è santo, ma non ha versato il sangue, perché fino al IV secolo, V secolo, il santo era colui che versava il sangue. No, non ha versato il sangue, ma ha dato la vita per le pecore, quindi il pastore dà la vita per le pecore. Quindi veramente oggi noi festeggiamo un santo che è il primo santo, riconosciuto dalla Chiesa, pur non essendo martire, e invece pastore. San Martino di Tours nasce nel 316 o forse 317, quindi 3 anni dopo l'editto di Costantino. Nasce in Pannonia. La Pannonia è quella terra che oggi è l'Ungheria. Nasce in Ungheria. Nasce da genitori pagani che poi diventeranno addirittura ariani. Infatti il clima è quello del paganesimo idolatrico, come ora vedremo, c'è ancora molte terre non sono evangelizzate, ma nello stesso tempo il cristianesimo nel frattempo, in quel momento lì, quando nasce San Martino, quindi nasce in una situazione storica non proprio felice, è arianesimo, è divenuto arianesimo. Martino darà un contributo, lo vedremo, incredibilmente straordinario, pastore che non va via, che non si dimette, ma rimane al suo posto, anzi, ma ora lo vedremo. Quando nasce, il papà è un ufficiale dell'esercito romano di grande rilievo, quindi la famiglia è una famiglia ben messa. E quando nasce Martino, il papà vuole chiamarlo Marte. Sì, in onore, perché il papà è pagano e allora vuole un figlio che sia, diciamo, che sia coraggioso, forte, deciso, quindi vorrebbe chiamarlo Marte, ma gli sembra un po' troppo e allora va bene Martino. Ecco, sappiamo che intorno all'età dei 10 anni la famiglia si sposta a Pavia, per ragioni, come potremmo dire ora, d'ufficio, di lavoro, ma è un primo problema per la famiglia pagana, perché appena adolescente, Martino, di nascosto dai genitori, comincia a frequentare le comunità cristiane. Dunque, abbiamo detto che Costantino aveva permesso che il cristianesimo diventasse religione di Stato, e così, religione legittima, e così Martino può andare a pregare nei luoghi di culto cristiani che erano appena appena sorti, e rimane affascinato, rimane conquistato. Il papà se ne accorge.
Ma come spesso succede nelle vite dei santi, spesso succede, sì, non anticipate la domanda su ciò di cui devo parlarvi di importante. Ascoltate la storia di San Martino, poi c'è tempo oggi, c'è tempo, non ho fretta, proprio oggi non ho fretta e spero che il giornalista Andrea Cionci stia ascoltando quello che ho da dire poi verso la fine, ma anche spero che una buona volta Valli, Tosatti e la Nuova Bussola Quotidiana non chiudano gli occhi, perché per me sarebbe, dopo quello che ho da dirvi, catastrofico. Comunque sì, andiamo avanti. Allora, il papà si accorge, perché tante volte nelle vite dei santi Satana adopera i familiari, e questo Gesù l'ha detto, no? Quante vocazioni si sono perdute nel corso dei secoli perché i familiari usati da Satana si sono frapposti alla vocazione. E quante vocazioni si sono perdute? Allora, che cosa fa il papà? Si accorge che frequenta la comunità cristiana di Pavia, dove poi sarà portato il corpo successivamente di Sant'Agostino, e lo inserisce, lo fa, diciamo, arruolare nell'esercito romano. Martino diventa soldato. Questa è un'immagine molto, anche molto importante. Il papà propone poi che venga condotto in un distaccamento lontano da Pavia, quanto più lontano possibile, e così effettivamente viene inviato ad Amiens, in Francia, nel nord della Francia. E qui accade il famoso episodio che adesso raccontiamo del mantello, della cappa di San Martino e dell'estate, appunto, di San Martino. Qui con me, vedremo, ci sono tante tradizioni, ho il famoso biscotto di San Martino, quello che facciamo a Palermo, però so che lo fanno anche in Veneto e in altri posti, proprio perché dimostra questo quanto sia stato venerato in passato San Martino. Ma andiamo alla vita. Allora, arruolato nell'esercito, a 15 anni viene mandato via da Pavia, dalla famiglia, purché non si converta al cristianesimo. Martino obbedisce e parte. Sarà soldato per circa 20 anni. Intorno ai 30 anni avviene il famoso episodio. È un giorno di novembre, piovoso, addirittura sta nevicando. Martino è a cavallo col distaccamento dei soldati di cui lui è ufficiale, e mentre camminano vedono un povero intirizzito dal freddo, che sente molto freddo perché sta nevicando, siamo ai prima metà di novembre, e allora accade che Martino, vedendo quel povero lì, scende da cavallo. È ancora pagano lui, strappa il mantello con la spada, metà lo tiene per sé e metà lo dà a quel giovane, a quel povero. Il povero lo prende e si avvolge. Faccio presente che il gesto potrebbe essere considerato soltanto un gesto di tipo caritativo, e lo è, ma è anche un gesto che dice di più, perché il soldato romano non poteva mai e poi mai permettersi di condividere o fornire il proprio mantello agli altri. Il mantello, la cappa, era il segno del prestigio militare, insieme alla spada. Va bene? Quindi Martino compie un gesto che va oltre alla dimensione solo della carità. Si mette in gioco, questo è il messaggio cristiano. Si mette in gioco, capito? Si mette in gioco. E consegna mantello via. La notte sogna nostro Signore Gesù Cristo. Ah, a proposito, stavo dimenticando, perché questi giorni si chiamano, e qui da noi veramente è così, anche se oggi arrivano per me notizie cupe, fra un momento vi dirò, ma qui da noi veramente, non so dalle vostre parti, vi dirò di che cosa si tratta per quel che mi riguarda, ma adesso qui è veramente l'estate di sapere, perché quando Martino diede metà del mantello a quel povero, improvvisamente smise di piovere, di nevicare, di far freddo, i venti gelidi del nord furono sostituiti dai venti tiepidi, caldi del sud, e per diversi giorni fece quasi estate. Ecco perché si parla di estate di San Martino, perché fu il prodigio atmosferico, meteorologico che Dio volle concedere per premiare il gesto. Di notte San Martino sogna Gesù Cristo, è la prima, diciamo, il primo ufficiale incontro tra i due. Gesù viene con gli angeli, si avvicina, si accosta a Martino e dice agli angeli: vedete questo? Questo è un soldato romano, non è ancora dei nostri, ma presto lo diventerà. Ha fatto un gesto che sarà ricordato nei secoli. E così è. Effettivamente, uno tante volte, anche io mi chiedo, ma non è che è un gesto poi così tanto clamoroso, come mai? Non so se è uno dei gesti più ricordati in assoluto, il San Martino che si toglie il mantello. Perché? Perché così ha voluto Dio.
Gesù dice: questo gesto d'ora innanzi sarà ricordato nei secoli dei secoli. Effettivamente, noi vediamo molto bene che questo episodio del mantello di San Martino è ricordato nei secoli. Martino si sveglia e trova il mantello intero. Praticamente il povero era nostro Signore Gesù Cristo, secondo questa tradizione. E quel mantello, apro una parentesi, è diventato una reliquia che vollero far propria prima la dinastia Merovingia e poi quella breve dei Carolingi, e costruirono una chiesetta dove mettere questa cappa. Questa chiesetta doveva essere costruita grande, fu costruita piccola, e allora dentro questa chiesetta misero la cappa e allora fu chiamata cappella. E i sacerdoti che custodivano la cappa nella cappella furono chiamati cappellani, perché c'era dentro la cappa di San Martino. Per cui ancora oggi, quando si parla di cappella, perché tante volte uno l'etimologia non sa le loro origini, perché si dice cappella? Andiamo alla cappella, andiamo in cappella. Perché si chiama cappella? Perché la prima chiesa costruita come cappella fu dove fu messa la cappa di San Martino. Bene, allora, dopo questo episodio Martino sente il bisogno di convertirsi, diventa cristiano. L'anno successivo viene battezzato niente di meno che da quella grande figura di lottatore anti-ariano, insieme a Sant'Atanasio, che fu Sant'Ilario di Poitiers. Ecco, Sant'Ilario di Poitiers, dottore della Chiesa, fu un grande, un grandissimo lottatore contro l'arianesimo, che in quel momento imperversava come oggi imperversa l'eresia, grazie a Bergoglio. E loro pensano, i loro signori, a partire da Bergoglio, pensano che con le nuove ritorsioni che fra un momento vi dirò, pensano che io mi scanto. Io più fate così e più faccio scruscio, perché rispetto a voi non ho nulla da perdere e tutto da guadagnare, mentre voi avete tutto da perdere e niente da guadagnare. Che sia chiaro, prima ancora che dico di cosa si tratta. Allora, bello oggi questo pandano, San Martino. Allora, Sant'Ilario lo battezza, ma Martino è mica un nome qualunque. Appunto, il papà voleva chiamarlo significativamente Marte, un temperamento focoso. Il vescovo lo ordina, lo battezza e lo fa chierico ed esorcista. Apriti cielo. Apriti cielo. Martino, che lotterà col diavolo a partire dal battesimo, un altro capitolo molto bello riguarda la lotta quotidiana, diuturna, di San Martino col diavolo. Pensate che un giorno che cammina per i boschi, perché cosa fa? Comincia a fare San Martino, spacca idoli, ho detto così? Spacca idoli, guardate quanto è attuale. Andava, siccome la Francia, bisogna capire, prima ancora di una cristianizzazione completa, a cavallo tra la crisi ariana e diciamo la diffusione del monachesimo benedettino, quindi tra IV e VI secolo, la Francia ancora per buona parte, soprattutto nell'entroterra, parliamo anche del Belgio, l'Olanda, quelle terre, la Germania, sono terre pagane, terre dove si adorano gli idoli, dove si sacrificano le vite umane agli idoli, terre barbare. Barbare, c'è una cultura barbara. Mi piace che nella Costituzione dell'Unione Europea non hanno messo le radici cristiane. È il cristianesimo che ha tolto la barbarie in Europa. Ecco, Martino spacca idoli. Dovete immaginarlo, sacerdote con la tunica bianca, il mantello qualche volta violaceo, qualche volta rosso, che va in giro nei boschi da solo a distruggere gli idoli. Perché la Francia era piena di idoli, e su questo i cristiani non hanno mai avuto dubbi. Perciò dico, prima ancora di darvi notizia, non ho paura. Anzi, per me è un onore se finisco dietro le sbarre per difendere la Chiesa da Pachamama e da tutti gli idoli. Non ho paura, non ho paura, imparo da San Martino, il quale va proprio di villaggio in villaggio. Questo era il suo metodo catechetico, cari confratelli. Tappa sacrestie siete, tappa sacrestie siete, poveri preti, confratelli, un'occasione storica di testimoniare Gesù Cristo, e ve ne state rintanati come le lumache nei gusci delle sacrestie. Ve dovreste proprio sentire questo rimprovero fraterno, perché non ho
nessuna, diciamo, non, come dire, nessun motivo, anzi, io voglio bene i confratelli. Chiusa parentesi, questo è il metodo pedagogico di Martino. Arriva nel villaggio, prima cosa, con l'ascia, distrugge. Gli dico, la gente si dice, ma come sei matto, sei matto? Lo arrestano, lo picchiano, gli fanno del male e questo resta sempre vivo. E perché hai fatto questo? Sono venuto ad annunziarvi Gesù Cristo. E questi si convertivano. La notizia, e poi lui era anche esorcista e quindi scacciava i demoni, La notizia del suo, quindi di San Martino, dobbiamo parlare bene, San Martino, dei santi dobbiamo parlare bene, dobbiamo farli rivivere, e spero che questo, diciamo, questa rubrica, quando la dedico ai santi, possa servire per indurre a riflettere. Non sono solo da guardare nelle nicchie i santi, sono da imitare. Ecco, allora, la notizia di questo successo apostolico arriva all'orecchio dell'impero, diciamo, dei proconsoli romani, e naturalmente il diavolo non può essere contento di questo. Gli idoli, l'idolatria, attenti bene, è l'arma più preziosa in mano a Satana per portare le anime in inferno. Non possiamo aver dubbi su più dei peccati della carne, per esempio, della disonestà morale. Il peccato in assoluto che è Satana di più, il più raffinato che il diavolo adopera, è evidentemente il peccato di idolatria, cioè adorare gli idoli che sono satanici. Per la Chiesa, ecco perché anticipo al tizio che non so bene chi sia, so che appartiene, comincia ad annunciare qualcosa a qualche consolato, se ho capito bene, a qualche ambasciata latinoamericana, così mi è stato detto, che vuole portare avanti, ha deciso, comunque adesso vi dirò, prima studi teologia, perché mi ha definito infame questo tale, non so chi è esattamente, ma naturalmente se lui espone denuncia si prepari. Infame non lo può dire a un sacerdote, perché io ho usato i criteri teologici. Puoi non essere d'accordo, e speriamo che tu non sia battezzato, ma non ti puoi permettere di dirmi infame. Allora io ti denuncio per calunnia, va bene? Per diffamazione pubblica, mezzo network, per mezzo dei network. Tu, chiunque sia, politico, ambasciatore, console, non me ne infischia nulla, non ti puoi permettere di dirmi infame, e spero che una buona volta sia l'occasione che questi benedetti amici, se vogliono, io me ne infischio, ma so perché dico quello, una buona volta almeno questo lo dicano, che Don Minutella è stato indagato ed è pronta a un nuovo procedimento penale latinoamericano per conto di un'ambasciata latinoamericana che si rivolge al ministero italiano, perché io sono un infame. Ecco, vi ho cominciato a dire, San Martino se ne infischiava anche lui, io prendo spunto dai santi, non ho paura, Bergoglio, io lo so che il manovratore sei tu e chi ti sta attorno, mica l'ambasciatore conosce Don Minutella in America Latina, sei tu che ti muovi, e io non ho paura, forse non l'hai capito, datti ora da fare, toglimi di mezzo e mettimi in carcere, così ancora di più tutti, quando io tacerò, potranno sapere dove sta la verità e che cosa siete dentro il Vaticano. Chiusa parentesi, fra un momento precisa ancora meglio come stanno le cose. Quindi il proconsole romano fa arrestare Martino, pensate un po', il proconsole romano fa arrestare Martino, lo fa flagellare come gli apostoli nel Sinedrio e poi lo manda via dalla Francia. Non può più entrare, capito che cosa succede a chi combatte il diavolo? Ma questo oggi sta tornando di moda, Sta tornando di moda. Martino viene espulso dal territorio francese. Quindi non è che i santi sono da metterli stucchevoli, così melliflui. No, hanno combattuto, e se non combattiamo anche noi non andremo in cielo. Guardate, il grado di gloria in paradiso, ieri parlavamo Sant'Andrea Avellino, il grado di gloria in paradiso non sarà uguale per tutti. Più avremo sofferto per il Vangelo e più grande sarà la
la gloria. Meno ci saremo esposti, anche se ci salviamo, il grado di gloria sarà minimo. Quindi diamoci da fare per conquistare per un periodo di tempo breve, qual è quello terreno, un maggior grado di gloria in paradiso. Che cosa fa Martino? C'ha intorno ai 30 rotti anni, viene gettato via, buttato fuori dalla Francia, e allora va a Milano. Ma Gesù gli appare una seconda volta e gli dice di convertire i genitori. Perché i genitori, pensate che storie, non è stato molto fortunato in questo San Martino. Nel frattempo, da pagani erano divenuti cristiani, ma ariani. Beh, vedete, le vite dei santi ci aiutano, perché poi tante volte queste cose le incontriamo anche noi nella nostra vita. E allora Gesù dice, prova, Martino va, riesce a convertire la mamma, ma non il papà, che non lo vuol vedere. Allora Martino deve andare a Milano. A Milano, in quel momento, vescovo è un vescovo ariano, che viene informato. Guardate come le cose... C'è differenza? Secondo te c'è differenza tra ieri e oggi? Il vescovo ariano viene informato dal sinedrio dei potenti. Attenzione, vescovo, stai attento, perché a Milano è arrivato il soldato Martino, espulso dalla Francia, potrà crearti problemi, con quello lì bisogna essere attenti. E infatti... incredibile, Martino viene espulso anche da Milano. E che deve fare? Va vicino Genova, c'è un'isola, un isolotto, e va a vivere da eremita un paio di anni lì. Finalmente torna in Francia, devo stringere, la vita è bella, questa vita di San Martino, ma ripeto, è il primo santo che non è martire. Ritorna in Francia e crea un monastero. Ecco, cioè si dedica, è il primo monaco anche di cui abbiamo traccia ufficiale, o meglio, il primo che costruisce un monastero. E siccome è una figura carismatica che ha sofferto tanto per il Vangelo, i giovani arrivano a flotte. Ma qui accade un episodio significativo, perché ritornando in Francia, in maniera piuttosto clandestina, per non urtare ulteriormente, di nuovo spacca idoli, va di nuovo in giro, non gli riesce di starsene tranquillo. Lui ambiva al martirio, mi dicono infame, questo tale che non so chi sia, a cui esporrò denuncia, mi definisce infame, va bene, ma allora infame era anche San Martino, no? Perché va in giro a spaccare idoli. E una volta succede un episodio che voglio raccontarvi, mentre spacca gli idoli, arriva in un paesino dove, della Francia, dove gli idoli sono posti sugli alberi. Allora lui prende l'ascia e comincia a gettare giù gli alberi. Arriva il capostregone arriva e gli dice, che stai facendo? Sto gettando giù gli idoli perché sono diabolici, convertitevi a Gesù Cristo. Senti, facciamo una cosa, mettiti sotto quest'albero. Se quando io lo spaccherò, dice il capostregone, ti cascherà addosso, vediamo il tuo Dio cosa fa. Martino dice, va bene. Martino si mette sotto l'albero, un enorme albero dove alla sommità c'erano gli idoli, e il capostregone si fa aiutare a spaccare il tronco. L'albero, mentre sta per precipitare, si ferma, gira direzione e si muove per far cascare gli idoli, e poi finisce rovinosamente addosso agli idoli, che si rompono tutti. Il capostregone si convertirà, quindi non si sa mai. Visto che ora a Natale arriva l'albero in piazza San Pietro, possiamo fare un'ordalia. E adesso viene il bello però di San Martino, pastore, mi pare che finora spacca idoli, non ho sottolineato anche lo scaccia demoni, perché è collegato, però, perché gli idoli sono segni diabolici. Bene, va dalle parti di Tours, ma ormai è molto noto San Martino, intorno ai 40 anni. Guardate che succede, muore il vescovo di quella città. E allora i cittadini, tutto questo è molto attuale, i cristiani della regione si rivolgono ai vescovi francesi perché chiedono che venga consacrato vescovo, come loro desiderano, Martino, che nel frattempo era stato fatto sacerdote da Sant'Ilario. Ma i vescovi non lo vogliono a Martino, non lo vogliono perché è troppo impulsivo, ha fatto danni, è un periodo nel quale l'episcopato, il nuovo giovane episcopato francese, sta cercando di aprire una, diciamo, trattativa col governo. Ma vedete com'è tutto attuale, affinché poi non si vada in chiesa perché c'è il contagio del virus.
e quindi non vogliono Martino vescovo. Allora i cittadini, i cristiani dicono ai vescovi: sentite, arrangiatevi, per noi Martino deve essere vescovo. Martino deve essere vescovo. E Martino lo viene a sapere e scappa. Allora, non so se lo sapete, San Martino è rappresentato spesso con un'oca. È uno dei simboli di San Martino, che è patrono degli ubriachi, per esempio, perché si dice il proverbio, ed è vero, a San Martino ogni mosto è vino, è il periodo dei novelli adesso, no? Del vino novello, perché il mosto è fermentato. E poi, allora, San Martino scappa, sapete che fa? Va a nascondersi in un'aia, in un pollaio di oche. Si nasconde ben bene, immaginate che scene meravigliose. Ma questi cristiani lo vogliono vescovo, come succederà poi a San Gregorio Papa, lo vanno a cercare dappertutto. Niente, non lo trovano, era stato furbo San Martino, si era nascosto bene, faceva loca anche lui. Mentre i cristiani cercano a destra e cercano a manca, finalmente arrivano in questo villaggio, passano per la stalla, per la fattoria, e le oche cominciano a starnazzare di brutto. Comincia, e il povero Martino piangendo dice: state zitte, ma state zitte, ma state zitte! E quelle ancora di più a starnazzare. Siccome allora quelli si sentono richiamati da questo, vanno e lo trovano in mezzo alle oche, lo sequestrano. Guardate che io, a scanso di equivoci, lo dico all'ambasciatore o console, non so che caspita sia, non sono un infame, lei esponga pure il suo esposto al ministero, al governo italiano, io la denuncio per diffamazione pubblica, va bene? Non sono un infame, io racconto le cose di Dio, io racconto la teologia bimillenaria della Chiesa. Ecco, allora Martino viene sequestrato, viene fatto vescovo, siccome sono già le 9:30 non posso purtroppo aggiungere tantissime altre cose, sarà vescovo per 26 anni, e diffonderà dappertutto, continuerà a essere spacca idoli e scaccia diavoli. Ecco perché quando poi morirà, non muore l'11 novembre, muore qualche giorno prima, l'11 novembre è il giorno in cui ci sono i funerali, il corpo viene portato in barca da dove muore, a Cond, a Tours, attraverso la Loira, e il funerale sarà partecipatissimo, morirà tormentato dal diavolo. E mentre sta per morire, San Martino ha la febbre. Allora i suoi più stretti discepoli, siccome vedono che soffre, lo fanno girare un po', e lui dice: che cosa fate? Mettetemi con lo sguardo rivolto al cielo. E a un certo punto viene il diavolo e San Martino è costretto a dirgli: vattene via, tutta la vita mi hai tormentato. Ripeto, io non ho il tempo adesso qui di approfondire, perché adesso devo aprire la questione decisiva. E San Martino muore allontanando il diavolo e andando nel seno di Abramo. Un'ultimissima parola devo spenderla sul corpo e sulle reliquie di San Martino. Il diavolo l'ha odiato, questo santo qui. Veramente è uno dei santi più venerati, ma si vede la tradizione. Qui a Palermo abbiamo il biscotto di San Martino. È un biscotto duro, eccolo, ve lo mostro, con i semi di finocchio, che viene immerso in quello che i toscani chiamano vin santo, noi lo chiamiamo insomma il passito, oppure ecco il marsala, insomma i nostri vini locali, per ammorbidirlo, e si mangia. Questo è il biscotto dei poveri, il San Martino dei poveri, perché poi c'è anche il San Martino dei ricchi, che è lo stesso biscotto, però questa volta morbido, con la ricotta e tutto farcito, ecco, quello si mangia la domenica successiva alla festa di San Martino. Ma so che tradizioni legate a San Martino ce ne sono anche in Veneto, dove c'è una sorta di Halloween ante litteram, nel senso buono del termine, cioè la tradizione racconta che questi bambini andavano in giro a portare dei biscotti di San Martino alla gente, e suonando la campanella: San Martino campanaro, suoni tu, suona le campane, e poi San Martino, appunto, ogni mosto è vino, l'estate di San Martino. Ecco, vedete che veramente è stato un grande santo. Il diavolo però non si è accontentato di tormentarlo in vita, è una delle cose più rare che esistano. Lo ha tormentato anche dopo la morte, nei resti mortali. Vi dico perché. Dopo la morte lui chiese, prima di morire, si è messo a terra come farà San Francesco d'Assisi, e morirà ricoperto di cenere. E sulla tomba viene accesa una lampada, la lampada era olio, non c'era ancora la cera solida,
E quest'olio comincia a fare enormi miracoli. Venanzio Fortunato, per esempio, vescovo, viene guarito un problema degli occhi proprio dall'olio della tomba di San Martino, dove si recano i pellegrini. Se non si fosse stati attenti, diventava come una Santiago de Compostela nel Medioevo. È diventata un po' una Santiago de Compostela Tours, perché i fedeli in massa andavano da San Martino e moltissimi guarivano. Molta gente guariva, ecco. E Venanzio Fortunato poi scriverà La vita. Ci sono due vite di San Martino, una di Sulpicio Severo, piuttosto contemporaneo di San Martino, e due secoli dopo c'è Venanzio Fortunato che scrive la sua vita. Viene costruita questa sontuosa basilica, ma nel XVI secolo i protestanti, durante le guerre di religione, praticamente radono al suolo la basilica, più o meno restano solo le due colonne, e danno fuoco al corpo. Questo è veramente qualcosa di Lutero aveva detto che non vanno bene le reliquie, non bisogna venerarle. Quindi questi protestanti fanatici arrivano a Tours, uccidono le persone cattoliche. Le guerre di religione, no, di cui non si parla mai oggi perché politically correct, c'è l'ecumenismo, ma un ecumenismo senza verità non è più ecumenismo. E su questo anche Wojtyła, Ratzinger potrebbero avere qualche responsabilità, non è che sono del tutto innocui da queste cose qui. Comunque sia, questo benedetto ecumenismo che è stato incoraggiato, approvato, sostenuto, Lutero qui, Lutero lì, e poi viene Bergoglio e cavalca tutto questo e lo estremizza, lo fanatizza, lo vediamo. Comunque sia, il corpo di San Martino viene del tutto bruciato, capite? Qualcosa di incredibile, viene dato alle fiamme il corpo, che era lì pressoché incorrotto, i protestanti gli hanno dato fuoco. È rimasto quasi nulla, soltanto qualche reliquia sparsa qua e là, e se non che durante la stagione dell'illuminismo, ancora una volta, Satana si accanisce, quel poco che era rimasto nuovamente viene preso e gettato nel fiume. Quindi una prima volta ha bruciato la maggior parte del corpo, qualcosa era rimasta, viene gettata nel fiume dagli illuministi, prima i protestanti, poi gli illuministi. Leone XIII non ci dormiva all'idea che dove era vissuto San Martino non ci fosse nulla se non due torri, e allora lui veramente è stato un ricostruttore. Leone XIII, secondo me, dovrebbe essere aperta la causa di beatificazione. Questo è quello che io penso, ha dei meriti incalcolabili. Si dà da fare appunto ripristinare la basilica. Oggi c'è una sontuosa basilica che è stata però consacrata molto tempo dopo, negli anni 20 del Novecento. Ecco, San Martino colloca accanto, perché le oche lo hanno voluto vescovo. È stato eletto vescovo dalle oche, visto che oggi si preoccupano molti quando dicono a Domino Nutella: ma come faremo se dopo Benedetto XVI e chi ci guida? San Martino è stato scelto vescovo dalle oche. Non so se possiamo trovare qualche immagine, ma è stato, questo serve a me però adesso, no, mi serve a me, è stato scelto vescovo dalle oche. Bene, miei cari.